Buongiorno, oggi nuovo vlog. Stamattina i primi a svegliarsi sono i gemellini, come potete vedere dalla pancia. Poi pian pianino mi sveglio anch'io e tiro su le tapparelle. Questa è la situazione attuale della pancia. Sono entrata a 32 settimane e sono piuttosto devastata, infatti non so ancora per quanto tempo riuscirò a fare vlog. Io ci provo. Mi sveglio sempre piuttosto affamata, quindi corro in cucina a fare colazione con mezzo pacchetto di cornflakes. I bambini e il marito sono già rispettivamente a scuola e al lavoro. Io stamattina mi sa tanto che dovrò sistemare un po' di cose perché sabato e domenica sono stata a Reggio dai miei. E ho portato a casa un po' di pacchi e ve li faccio vedere. Eccoli qua, pannolini, vestitini, un sacco di cose che stamattina dovrò per forza sistemare, anche se la voglia e le energie sono veramente poche. Oggi credo proprio che non uscirò perché il tempo è questo veramente bruttissimo. Infatti mi scuso per la luce in casa, ma c'è veramente molto buio anche fuori. Sorpresa del giorno. Per alietare questa brutta e noiosa giornata è passato il corriere. E quindi adesso andiamo ad aprire il pacco assieme perché sono veramente molto curiosa. Poi prossimamente, promesso, vi farò vedere tutte le cose che ho portato da Reggio, i cartoni di prima, cosa contengono. Ma adesso andiamo ad aprire questo pacco. Ricordo che tutte le informazioni e i link li trovate sotto in descrizione. Armiamoci di forbici e apriamo questo pacchettone. Non ho la più pallida idea di cosa contenga, quindi lo scopriamo insieme. Allora, apriamo. Io non sono molto brava ad aprire pacchi. Ma ce l'ho fatta. La prima cosa che vedo è questo splendido cuscino per allattamento, semplice e senza fodera per il momento. Non è gigantesco, è abbastanza piccolino. Poi abbiamo una copertina rosa per la gemellina. Prossimamente poi vi dirò anche i nomi dei bimbi. Questo bellissimo rosa delicato, morbidissima, molto morbida e soffice, semplice, tinta unita. E mi hanno mandato anche questa copertina per il gemellino, di questo bellissimo celeste molto delicato. Poi abbiamo dentro la scatola un'ulteriore scatola più piccola. E apriamo anche questa. Se ce la posso fare, sì, dai. Ok. Queste sono le cose dentro la scatola. E troviamo questa spazzola naturale per il massaggio. Semplice, minimal, essenziale. Come piace a me, le setole sono piuttosto rigide, ma appunto servono per massaggiare. Proseguiamo e mi imbatto in questa fodera per il cuscino di prima, per il cuscino dell'allattamento. Una fantasia femminile, floreale. Se non erro, sono fiori di ciliegio, molto delicata, bella, semplice. Con questo merletto pizzo, no, non è un pizzo, su tutto il bordo. Abbiamo qui un'altra fodera, sempre per il cuscino di prima, solo che questa è una fodera azzurra per il gemellino. Questa è proprio semplicissima, celeste con questo bordino blu. Semplice, semplice. Così se una fodera si sporca uso l'altra.
Poi mi imbatto in questo sacchettino, apriamo, vediamo un po'. Allora, qui c'è una spazzolina veramente carina, molto piccola piccola, con questo cuore nero, setole veramente morbide, 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 in legno, tutta naturale. Veramente molto graziosa e piccolissima, mamma mia. Ma dentro il sacchettino c'è un'altra cosa, non mi ero accorta, e c'è questa mussolina con questa fantasia maschile, carina, semplice. Poi proseguiamo, altro sacchettino. E dentro trovo un'altra spazzolina uguale identica a quella di prima, non cambia assolutamente nulla, con dentro una mussolina, però stavolta abbiamo una fantasia femminile con il fiocchetto, l'unicorno, l'orsacchiotto. Poi ci sono questi tre prodotti che secondo me sono detergenti. Non lo so, adesso lo scopriamo assieme. Allora, apriamo il primo. Il primo cos'è? È una crema delicata viso e corpo per neonati e bambini. Crema viso e corpo al profumo di lampone per neonati e bambini. Burro di karité, glicerina. È fatta, sembra piuttosto bene, 100 ml, e il profumo è proprio di lampone. Poi vediamo un po', qua abbiamo un gel detergente e shampoo delicato. Io amo molto questi prodotti, due in uno. Profumo di lampone anche lui, delicato per la pulizia di viso, corpo e capelli. Ideale per la pelle sensibile dei neonati e dei bambini. Ha una composizione naturale a base di olio di semi di lampone, glicerina e proteine del grano e arnica. Qui invece abbiamo un olio totalmente naturale di calendula. Proviene dall'Inghilterra per uso esterno e 100 ml, e questo non profuma. Non profuma, e c'è scritto olio naturale di calendola, rinforza, nutre e districa i capelli, lenisce infiammazioni, irritazioni della pelle, nutre, idrata e rigenera la pelle. E sono curiosa proprio di provare questo olio di calendola. Questo qui credo proprio che lo userò per me, mentre gli altri due prodottini per i bimbi, non solo per i neonati, ma anche per Giulio e Susi. Basta, questo è tutto il contenuto del cartone e io adesso metto a posto. Adesso mi concedo un bel tè perché ne ho veramente bisogno, sono veramente esausta. Sono tornati a casa i bambini da scuola, sono tornati a casa alle 4, hanno fatto merenda con una bella spremuta, un mandarino, un cacao e sono andati su dai nonni. Per fortuna che ho i suoceri che abitano al piano di sopra e io mi rilasso. Spero che il video vi sia piaciuto, un bacione e buona merenda a tutti. Ciao!